Non fu tanto benevolo col padre Pietro, adesso non è qui presente e non se ne può parlare, però diede anche lui un impulso in un disegno divino a far sì che questo luogo assumesse le caratteristiche che ha e soprattutto fosse definitivamente sistemato da ogni punto di vista, compreso quello urbanistico. Oggi è una bellissima giornata di sole. La viviamo con grande trasporto, con grande commozione, perché un anno fa ci lasciava il suo fondatore, padre Pietro. Io l'ho conosciuto da ragazzo, lo dico anche nel libro che poi Vincenzo Varagona ci presenterà, ci appassionerà, ci traccerà tutta la vita di padre Pietro, penso con molto trasporto e con molta commozione. Io l'ho conosciuto da ragazzo, padre Pietro. Venivo a pesca in questi luoghi, luoghi di cui lui era molto geloso. Era molto geloso perché ne ha capito da subito la grande spiritualità, ne ha vissuto con intensità la sua bellezza e ha voluto lasciarci questo splendido eremo affinché tutti noi possiamo godere della grandissima spiritualità, del grandissimo ambiente che lo circonda e di tutto il resto. La sua opera non è completa però. Per completarla bisogna che la sua salma venga riportata in questo luogo. Era la sua grande volontà che noi dobbiamo rispettare. Dobbiamo costruire la sua tomba, dobbiamo chiedere il permesso al nuovo vescovo che presto probabilmente Papa Francesco nominerà. In questo anno questo è tutto il lavoro che tante persone stanno mettendo in piedi, che con la collaborazione della madre Badessa, delle suore che sono per l'ascito i proprietari di questo luogo, noi porteremo avanti e che sicuramente completeremo. Grazie a tutti. Grazie Domenico.